Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Londra e il mondo piangono l'ultima sovrana Elisabetta II, morta ieri a 96 anni a Balmoral in Scozia. Tra 10 giorni funerali il nuovo re Carlo III. È un momento di grande tristezza. La regina ha attraversato la storia in 70 anni di regno lasciando l'impronta indelebile di una monarchia solida anche nei momenti più duri. Conobbe 5 papa e 15 premier, da Churchill a Truss. Lacrime e fiori davanti a Buckingham Palace con una folla di gente con la bandiera a mezz'asta. Unione Europea, decisione price cap slitta a ottobre. La proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas proveniente dal gasdotto russo non verrà discussa dai ministri europei dell'energia. La decisione dovrà in ogni caso essere assunta a livello dei leader Unione Europea. Reporter italiano ferito in Ucraina, il freelance Mattia Sorbi è stato ferito e la Farnesina è in costante contatto con lui. Sorbi sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco vicino a Kherson. Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri, Premier Draghi ha rivolto l'invito ai ministri a preparare un ordinato passaggio di consegne. Un passaggio di consegne si riferisce volto a fornire al nuovo governo un quadro organico delle attività in corso, degli adempimenti e delle scadenze ravvicinate, con l'obiettivo di trasmettere tutte le informazioni utili al pronto esercizio delle proprie funzioni. Caro bollette, ferma l'acciaieria Sicilia, un primo stop da giugno ad agosto, poi la scorsa settimana la ripartenza a causa del caro energia. Acciaierie di Sicilia ha annunciato un nuovo fermo di 2 settimane. La siderurgia catanese, che produce tondini per cemento armato, lascia a casa 500 lavoratori tra dipendenti e indotto. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.